Stai 2-0 per te, sei carico a mille e poi hai preso quei gol agli ultimi 3 minuti del primo tempo che ci hanno un po' tagliato le gambe. E poi siamo entrati in campo nel secondo tempo, ripeto, abbiamo fatto 45 minuti inspiegabili, a parte il primo gol che nonostante sia un gol preso a cavolo anche il primo, poi gli altri due sono stati il gol che ho respinto io la palla, la presa di petto è andata dentro, le comiche proprio. E non sono io a giudicare cosa bisognava fare in quel momento lì. Noi, so solo che noi giocatori bisogna farsi un esame di coscienza tutti e ripartire carichi a mille, anche perché non è che non siamo ancora nel fango più assoluto, per non dire un'altra parola. Quindi siamo sempre più quattro. Abbiamo preso una bella mazzata che bisogna dimenticare in fretta. Questo è l'unico obiettivo che abbiamo noi, ricaricarci, perché abbiamo queste 5 partite che ci giochiamo la vita. Una squadra che si deve salvare, deve avere una cattiveria superiore alle squadre, anche se la Lazio era sotto di noi. Comunque sia una grande squadra che secondo me la lunga, anche se perdeva domenica, si salvava, secondo me. Però Bologna deve ritrovare la cattiveria che ha sempre avuto, la voglia di lottare fino alla fine, di essere sempre compatto e di non lasciare tutti gli spazi che abbiamo lasciato agli avversari. Noi andiamo a Udine per vincere e portare via punti. Poi quello che succederà non lo so, però sicuramente Bologna domenica avrà la fame e il sangue alla bocca per fare una grande prestazione. Chi è che non avrebbe un pochino d'ansia? Chiunque l'avrebbe. E però noi bisogna mettersi in testa che bisogna entrare in campo sì con la giusta ansia, ma con la giusta ansia, non paura. Ansia è un discorso, ma la paura è un altro discorso. E noi domenica, secondo tempo, sicuramente siamo entrati in campo con la paura. I fischi, quelli che ci sono stati, che sinceramente da tanto nervoso che avevo non me li ricordo neanche. Prima di tutto, io personalmente chiedo scusa, ma penso anche tutta la squadra deve chiedere scusa per la prestazione che abbiamo fatto ai nostri tifosi. E anche se ci hanno fischiato, è giusto perché l'umore è capibile nel tifoso, perché quando vinci 2-0 e perdi 3-2 in casa è giusto che pagano biglietto e quindi possono manifestare ciò che vogliono. Quindi la cosa fondamentale è che ci stiano vicini, chi è in prestito ed è arrivato a Bologna da inizio anno, che è arrivato a gennaio, si è reso conto di come si sta a Bologna, di come si vive, di che città è, quindi tutti hanno il sogno di rimanerci. Io per primo ho il sogno di rimanere qua a Bologna, quindi chi è in prestito credo che entri in campo a domenica solo per dimostrare alla società di essere confermato. Il clima, insomma, è abbastanza particolare. È chiaro che i tifosi stanno capendo il momento molto delicato della squadra. Oggi si sono presentati, c'era una delegazione dei gruppi della curva, chiedendo un incontro con qualche tesserato del Bologna. Hanno assistito all'allenamento in silenzio, aspettando che qualcuno della squadra andasse a cercare spontaneamente, diciamo, un confronto con i tifosi, cosa che non è avvenuta, e quindi sono poi spostati tutti all'esterno del centro tecnico. Di fatto fermando le automobili dei giocatori una volta usciti al termine delle docce e quant'altro, insomma, una serie di confronti abbastanza tranquilli, chiaramente con toni decisi ma sempre molto rispettosi, e poi c'è stato a margine un incontro tra la dirigenza del Bologna e un gruppetto in rappresentanza dei gruppi della curva Bulgarelli, in cui i tifosi hanno espresso quindi la loro indignazione, diciamo, per il momento della squadra agli esponenti della società, che si sono fatti carico di trasmettere al gruppo dei giocatori questo sentimento, ecco, della tifoseria. Ma chi c'era per la dirigenza, Federico? C'erano sia la presidente che il direttore generale Baraldi, che si sono quindi fermati a confrontarsi con questo gruppo di tifosi, di fatto più ascoltando che ribattendo quelle che sono le necessità, tipo, le necessità poi sostanzialmente. Si trattava di esternare il sentimento negativo e di dare un ulteriore monito e sprone per il prossimo futuro, e la società quindi, nella figura del presidente e del direttore generale, si è fatta carico di trasmettere poi alla squadra, a tutto il collettivo e all'allenatore, quello che pensa la gente del momento attuale del Bologna. Quindi nessun giocatore ha parlato con i tifosi? E singolarmente sì, nel senso che uscendo dal centro tecnico tutte le macchine dei giocatori, una alla volta, di fatto quasi, sono state fermate
per scambiare qualche battuta, però era un confronto così molto informale, quindi niente di strutturato, diciamo. A parte appunto questo incontro con la dirigenza che invece è stato richiesto e accettato e che è durato circa un'ora.